Allora, è iniziato adesso il secondo incontro di questo triangolare al Gianni Renda di La Mezza Terme Sambiase tra la squadra del Cosenza, veterano di Cosenza, e la squadra del La Mezza Golfo. La squadra del Cosenza è schierata sulla sinistra con la maglia rosso-blu e con la maglia grigia abbiamo invece la squadra della Mezza Golfo. Ricordiamo che questo triangolare è finalizzato alla preparazione da parte della squadra veterana della Mezia alla fase finale del campionato nazionale veterani dello sport che si terrà a Volterra a giugno 2021. In questo momento sta impostando il Cosenza, squadra veterana di Cosenza, palla ripresa dalla Mezia Golfo, è intercettata dal portiere del Cosenza, il numero 1 Provenzano. Fraseggio della squadra del Cosenza. Ecco, ottimo controllo di palla del centrocampista dei veterani Cosenza. Palla al capitano, il numero 23 Berardelli. La palla recuperata in questo momento dalla Mezza Golfo. Tentativo di azione offensiva sfumato per la palla uscita sulla sinistra del campo. Ripresa di gioco da parte della squadra veterani Cosenza. Battuto il fallo laterale. Ottimo il disimpegno del numero 81. Lancio incorretto alla posizione del capitano del Cosenza, che però viene neutralizzato. Recupero comunque il pallone, ancora la palla al capitano Provenzano, capitano della squadra Berardelli. Ecco, con un esterno destro, probabilmente un cross sbagliato, finisce nelle mani del portiere della Mezza Golfo. Di nuovo riprende il fraseggio difensivo con Italo D'Enrico della Mezza Golfo, lancio mandato in fallo laterale da parte della squadra veterani Cosenza. Successivamente a questa partita, c'è l'ultima partita di questo triangolare tra i veterani Cosenza e i veterani Lamezia. Ricordiamo che i veterani della Mezza hanno vinto la prima partita contro il La Mezza Golfo con il risultato di 3-0. Ottima la prestazione quindi dei veterani della Mezza nella partita di esordio di questo torneo. Ancora fermo sullo 0-0 il risultato di questa partita. Leggermente lungo il lancio per il capitano Berardelli del Cosenza e rimessa laterale della Mezza Golfo. Lancio del 18 errato direttamente sul portiere numero 1 Provenzano. Ancora Provenzano sulla palla. Non può toccare il pallone con le mani, quindi è costretto, pressato dall'attaccante della Mezza Golfo, al fallo laterale. Fallo laterale battuto da Italo D'Enrico sulla fascia destra. Si svolge l'azione in questo momento. Si accinge al cross corto. Tiro rinviato dal difensore del Cosenza. Palla nuovamente riconquistata con ottima conclusione dal limite dell'area del numero 11 della Mezza Golfo, che impegna con un'ottima parata il portiere del Cosenza. Si accinge al lancio lungo, almeno così sembra. Chiede ai compagni di salire il portiere dei veterani Cosenza. E infatti la palla lanciata al centrocampo. Controllo del numero 21 che però viene superato
perde la palla di fatto, uscita del portiere avventata e ottima occasione persa con un pallonetto, praticamente un pallonetto ma errato, che va sulla sinistra della porta della difesa del portiere Berardelli del Cosenza. Ottima occasione persa per portarsi in vantaggio da parte degli amatori della Mesa Golfo, e palla ancora a disposizione del Cosenza. Siamo nella tre quarti della Mesa Golfo, limite dell'area, prova il tiro, è ottima la risposta del portiere Matteo della Mesa Golfo con i pugni. Adesso uscita la palla e quindi fischiato il fallo laterale dall'arbitro Angotti di Lamezia, fallo laterale per il Lamezia Golfo. Siamo nella zona della fase della linea difensiva della Lamezia Golfo, prova a imbastire l'azione il Lamezia con un improvviso lancio sulla tre quarti del Cosenza, intercettato però dalla difesa del Cosenza che gestisce ottimamente la palla a centrocampo. Attacco del Cosenza intercettato da Italo in calcio d'angolo. Enrico Italo riuscito a neutralizzare questo tentativo di attacco mandando la palla in calcio d'angolo, che viene battuta adesso dal Cosenza. Passaggio breve per il compagno, crosso, respinta di testa con tiro finale da fuori aria, ottimo il tiro ma troppo centrale e non impegna più di tanto il portiere Matteo della Mesa Golfo. Ha errato questo passaggio difensivo, ma ha errato anche il controllo da parte dell'11 che non coglie l'opportunità data dal giocatore del Cosenza e palla riconquistata nuovamente dal Cosenza. Lancio verso il centravanti ma pallone lungo e facile preda del portiere Matteo che fa reimpostare il centrale di difesa della Mesa Golfo. Prova un pressing il Cosenza, infatti in parte riesce perché è costretto al passaggio all'indietro. Ci sembra una partita molto equilibrata tra le due squadre. Fallo laterale che viene battuto da Italo D'Enrico. Ancora Italo D'Enrico, contrastato ancora in fallo laterale dalla difesa del Cosenza. Ricordiamo che questa è la seconda partita del triangolare tra veterani Lamezia, veterani Cosenza e amatori Lamezia Golfo, qui allo stadio Gianni Renda di Lamezia Terme. Ottimo il fraseggio a centrocampo da parte dei giocatori del Cosenza, con lancio sul centrale che riesce, uscita del portiere Matteo. Sta per provare a fare il tiro, ma ha commesso un fallo netto, fallo di rigore. Era stata ottima la gestione della palla in area di rigore da parte dell'attaccante del Cosenza, che costringe l'estremo difensore della Mesa Golfo al fallo da rigore. E infatti correttamente Angotti decreta il penalty a favore del Cosenza. È tutto pronto per il calcio di rigore. Il Cosenza quindi ha l'opportunità di portarsi in vantaggio, battuto ottimamente con una leggera angolazione da parte del giocatore del Cosenza che porta la propria squadra in vantaggio. Quindi il risultato attuale 1-0 per il Cosenza tra veterani Cosenza appunto e Lamezia Golfo.
diciamo che le due squadre si equivalgono e questo gol decreta la leggera supremazia del Cosenza. Azione offensiva del Mezzagolfo, palla ben gestita al limite dell'area di rigore del Cosenza, punizione, fallo commesso dal numero 8 del Cosenza, e punizione dal lato sinistro che viene adesso, si accinge ad essere battuta dal giocatore della Mezzagolfo, numero 20, Folino Michele. Folino Michele sul pallone, aspetta il posizionamento dei compagni, vediamo se proverà a impensierire direttamente il portiere. Ecco Folino Michele pronto al tiro direttamente sul portiere, è respinta con i pugni dell'estremo difensore Berardelli del Cosenza. Rinvio del difensore del Mezzagolfo, prova il tiro dalla tre quarti ma debole, e il portiere del Cosenza non ha problemi a intercettare il pallone. Buono il centrocampo del Cosenza, che però in questo momento concede la palla alla difesa della Mezzagolfo, che non sa però approfittarne, fallo laterale per il Cosenza. Di nuovo si posiziona sulla tre quarti l'attaccante del Cosenza. Passaggio per il capitano, che però non riesce ad arrivare sul pallone, un po' lungo. Ha avuto difficoltà a bloccare la palla il capitano Berardelli del Cosenza, è rimessa del gioco per gli amatori della Mezzagolfo. Prova a impostare da dietro ma viene pressato dall'81, seconda Gotti in modo falloso, e quindi punizione per il Mezzagolfo. Il centrale difensivo si posiziona per battere la punizione, lancio lungo verso l'esterno di destra, numero 3 Nicolazzo Fabio, mancato il controllo e fallo laterale per questa volta per il Cosenza. Risultato, ripetiamo, di 1-0 per il Cosenza. Se dovesse terminare in questo modo sarà decisivo l'incontro finale di questo triangolare per assegnare il vincitore, per decretare il vincitore di questo triangolare tra la squadra veterana e la Mezza, che ricordiamo ha vinto 3-0 il primo incontro contro la Mezzagolfo, e il Cosenza, che attualmente sta battendo la Mezzagolfo con il punteggio di 1-0. Capitano Berardelli controlla, viene pressato dal giocatore della Mezzagolfo, è costretto all'errore, quindi riconquista del pallone da parte della Mezzagolfo. Passaggio nella tre quarti, lancio però intercettato dall'esterno difensivo del Cosenza. Ancora fraseggia il centrocampo, si allunga il pallone, ne approfitta il difensore centrale difensivo in uscita del Mezzagolfo, che fa ripartire la propria squadra. Serve il piazzamento dei compagni, il numero 23 del Mezzagolfo finta, ma poi finisce col perdere il pallone e riparte il Cosenza. Passaggio nello spazio, però non allunga la gamba il difensore, capisce tutto il difensore della Mezzagolfo, e intercetta così il pallone. Riparte nuovamente la Mezzagolfo, ma nuovamente passaggio errato, c'è una fase un po' di continuo capovolgimento di fronte in questo momento al centrocampo. Vediamo se si riesce a imbastire un'azione pericolosa da parte di una dell'altra squadra. Ancora Italo D'Enrico
interviene e si riesce in questo momento ancora il mezzogolf a sventare un'azione pericolosa del Cosenza. Scambio fra i due difensori del mezzogolfo, ma non riesce l'azione in quanto il pressing del Cosenza costringe all'errore il giocatore del mezzogolfo. Fallo laterale e ripartenza dei rossoblù. Commette fallo nelle tre quarti del giocatore del mezzogolfo. Viene correttamente aiutato a rialzarsi il giocatore che vediamo dolorante del rossoblù del Cosenza, ma sembra poter riprendere il gioco. Punizione per il Cosenza. Lancio lungo sul centrale, ma preda del centrale invece difensivo del mezzogolfo. Ancora intercettata la palla al centrocampo del Cosenza, che ripetiamo sembra avere un buon centrocampo, sembra essere il reparto migliore della squadra del Cosenza, il centrocampo del rossoblù. Una buona gestione del pallone che mette in difficoltà l'avversario. Siamo al limite dell'area, il Cosenza provando ad accerchiare la difesa del mezzogolfo, ma in fuorigioco, secondo l'arbitro Angotti, questo lancio sull'attaccante del Cosenza da parte del compagno. Riparte il mezzogolfo. Ecco il 23 sul pallone che prova a lanciare il centrale offensivo. È solo ma molto debole il passaggio, ma in posizione di fuorigioco. Quindi era fuorigioco. E il numero 1 provenzano del portiere del Cosenza riprende il gioco per la squadra rossoblù. Siamo di nuovo al centrocampo. Ottimo disimpegno del controllo della palla del numero 21, sembra il numero 21 del Cosenza, che con un esterno destro, dopo essersi presentato da solo davanti al portiere Matteo, insacca per il 2-0 fuori del Cosenza. Bellissima questa azione del Cosenza, ma è stato ottimo il controllo di palla dell'esterno destro del Cosenza, che ha mandato praticamente, ha impedito al difensore del mezzogolfo l'intervento difensivo e si è presentato così da solo per il 2-0 a favore della sua squadra. E cambiamo il numero 31, del Cosenza. 2-0 per il Cosenza quando mancano ormai pochi minuti alla fine di questo secondo incontro. Se così dovesse essere, sarà il Cosenza ad avere i tre punti. Errato il passaggio del portiere con le mani al proprio compagno, e prova il 23 degli amatori della mezzogolfo a imbastire un'azione offensiva. Errore in fase di impostazione e di nuovo la palla presa dai centrocampisti del Cosenza, che ora questa volta commettono un errore. Riconquistata ancora la palla dal Cosenza. Provi la mezzogolfo ad accorciare lo svantaggio di 2-0 a proprio sfavore, ma la difesa del Cosenza, ultimamente chiuso, riesce a impedire fino ad ora la possibilità di conclusione offensiva delle mezzogolfo. Di nuovo Provenzano, il numero 1 del Cosenza, sulla palla, serve il piazzamento dei compagni, passaggio ravvicinato al proprio difensore.
intercettato questa volta pallone a centrocampo dalla mezzagolfo, che prova con continui lanci a servire i propri attaccanti, ma senza risultato fino ad ora. Fraseggio a centrocampo della degli amatori, dei veterani di Cosenza. Non si comprendono però i due in fase offensiva e la mezzagolfo riprende con Derrico Italo. Riprende a impostare la trama di gioco. Corretto il lancio sull'esterno destro della mezzagolfo. Prova il cross ma deviato in calcio d'angolo. Calcio d'angolo per il Lamezia Golfo. Si posizionano in aria i compagni, sia i compagni che i difensori del Cosenza, a difesa della propria porta. Osserva il piazzamento dei compagni. Effetto però un cross basso su Italo Derrico, che prova il tiro e sfiora il palo della porta del numero uno provenzano del Cosenza. Rimessa in gioco del Cosenza. Preferisce, per non rischiare la rimessa lunga, il portiere del Cosenza. Palla intercettata dalla mezzagolfo, che si riporta al limite dell'area di rigore. Lancio, palla in aria, è solo il giocatore, è solo, grande opportunità sprecata però dal giocatore della mezzagolfo, che pur potendo avere senza attacco da difensore il tiro ha mandato la palla alta sulla traversa, quindi occasione sfumata per il mezzagolfo. Sta ormai per terminare questo secondo incontro. Siamo ancora sul risultato di 2-0 per il Cosenza. Rimessa del portiere provenzano, palla a centrocampo, riconquistata dalla mezzagolfo. Lancio non è in fuorigioco, il 20 della mezzagolfo, che prova, anziché crossare, prova un tiro però debole, che è facile preda del portiere provenzano della mezzagolfo. Questo momento, ecco, di nuovo riconquistata la palla del Cosenza, aspetta che il compagno si posizioni, sembra che il Cosenza preferisca più fare un controllo della palla anziché in attesa, ecco, che termina la partita. E riesce nuovamente con una splendida doppietta, ancora un pallonetto sul lancio del capitano Berardelli, nuovamente in rete il Cosenza con un altro pallonetto. Stavolta è stata un po' ingenua la difesa della mezzagolfo, che si è fatta sorprendere da questo lancio sull'attaccante. Quindi identico punteggio anche in questa partita, siamo sul 3-0, la mezzagolfo perde 3-0, quindi se così dovesse terminare sarà interessante vedere l'ultima partita fra le due squadre vincenti di questo triangolare al momento, ossia veterani Lamezia 3-0 la prima partita e Cosenza, veterani Cosenza 3-0 al momento sempre sulla mezzagolfo. Dicevamo, un ottimo impressionato del Cosenza, un'ottima gestione della palla a centrocampo, nonché la rapidità dell'attaccante numero 31, che ha un'ottima, oltre ad essere rapida, un ottimo controllo di palla, che ha portato sul 3-0 la propria squadra. Ancora quindi non è riuscito ad andare in rete
nessuna delle proprie, pur avendo avuto diverse occasioni, le mezze golfo, sia nella prima che in questa seconda partita. Vediamo se in questi ultimi minuti riuscirà almeno a fare un gol. Le mezze golfo sta provando continuamente ad arrecare pericoli alle squadre avversarie, ma finora senza risultati. Ecco, di nuovo possesso ancora della palla dal centrocampo, ma il lancio questa volta non è stato controllato dall'attaccante, che vediamo un po' anche leggermente stanco. Cosenza sembra non avere cambi, quindi affronterà tutti e due gli impegni con lo stesso numero di lo stessi giocatori. Sembrano essere proprio in 11, almeno così sembra, osservando le panchine. Si è in attesa della ripresa del gioco da parte del portiere del Cosenza Provenzano, mentre vediamo i giocatori del Veterani della Lamezia in fase di riscaldamento, perché è ormai prossimo l'incontro decisivo di questo triangolare tra le due squadre dei veterani, Veterani Cosenza e Veterani Lamezia. Entrambe stanno con il risultato di 3-0 nelle prime due partite del triangolare. Ecco qua ancora il nuovo lancio, della nuova verticalizzazione del Cosenza. Richiesta la palla con un pallonetto, scavalca il capitano del Cosenza, potrebbe provare il tiro, ma si attarda e viene anticipato così dal difensore del Lamezia Golfo, che neutralizza l'attacco del Cosenza. Questa volta contropiede del Lamezia Golfo sembra essere abbastanza pericoloso, in quanto il Cosenza è un po' si è fatto trovare scoperto, ma non ne approfitta del Lamezia Golfo e termina adesso anche la seconda partita. Interessante questa situazione, in quanto sia i veterani Cosenza che sia i veterani Lamezia hanno concluso le partite con il risultato di 3-0 sulle Lamezia Golfo, e quindi sarà decisivo quest'ultima partita del triangolare per decretare la squadra vincitrice del triangolare stesso. Allora, risentirci a fra poco per l'ultima decisiva partita.